Buongiorno ragazzi, bentornati nel canale. Allora, finalmente inizieremo già a fare qualche piccolo tutorial. Mi è stato chiesto via email, non dico il nome perché non è corretto, di far vedere un incastro per fare le crociere, le inglesine per i vetri delle porte, di quello che vogliamo. Cioè, nel senso, fare una crociera per dividere una porta in vari vetri. Quindi oggi vi farò vedere rigorosamente a mano. Useremo due scalpelli, una pettinina, un martello e una squadra con la matita, e forse un metro andremo a realizzare un incastro per le crociere. Quindi banda alle ciance, ciancia alle bande, andiamo a vedere come realizzare questo incastro. Quindi mettiamo da parte un attimino la strumentazione professionale, ragazzi, e prendiamo due listellini di legno. Essi sono 18 mm di larghezza e 15 mm di spessore. Poi ovviamente ve li farete delle misure che volete. Allora, prima cosa da sapere quando si fanno queste crociere. Se abbiamo una sguscia, di solito le crociere sono fatte così, noi marcheremo il termine della nostra sguscia da entrambi i lati. Se è un listello dritto come questo, facciamo altro che dividere la larghezza in tre e andiamo a tracciare una riga da un lato e una riga dall'altro. Abbiamo diviso entrambi i due listelli che poi andranno a incrociarsi in tre. Andiamo avanti. Allora ragazzi, dobbiamo andare a incastrare i due listelli in questa maniera. Allora, se il listello è dritto come questo, basterebbe fare un mezzo e mezzo, però noi facciamo finta che questo listello abbia una lavorazione sugli esterni, quindi se facciamo mezzo e mezzo non rimane la cornice continuativa col taglio a 45 gradi. Quindi cosa dobbiamo andare a fare? Allora, innanzitutto dobbiamo decidere dove mettere il nostro incastro. Deciso quello, ce lo tracciamo di testa da un lato e dall'altro, poi riportiamo i segni a perimetro. E da ogni segno, ragazzi, con la squadretta vado a tracciarmi il mio 45 gradi preciso, arrivare fino al mio segno che ho marcato da entrambi i lati in questa maniera qua. Ora ragazzi, andremo a rimuovere questo pezzo e questo pezzo. Attenzione, fino al segno, non andremo a rimuovere i due triangolini che vediamo all'interno, questo pezzo qua, e lo andremo a fare completamente a mano con una pettinina. Procediamo. Allora ragazzi, qua stiamo rasentando l'impossibile, senza morsa e senza niente. Ah,
Allora ragazzi, tutto a mano, senza morse, senza niente, per farvi capire che è possibile lavorare praticamente in qualsiasi condizione. Ovviamente chi ha più attrezzature ovviamente la deve usare. Ora con uno scalpellino facciamo saltare questo pezzettino e questo pezzettino. Andiamo! Il risultato deve essere il seguente, ok? Ora rifacciamo l'operazione anche dall'altro lato. Ecco fatto ragazzi, abbiamo fatto il nostro primo incastro. Andiamo avanti. Allora ragazzi, 14 mm di spessore, vuol dire che a 7 mm lo tracceremo dentro il pezzettino che è rimasto. Con una squadretta andremo a tracciare dove finisce il nostro 45 gradi, due righe, una e due, e andremo con una pettinina a rimuovere questo pezzettino qua. Procediamo. Lasciamolo così, ragazzi, poi vedremo se sarà da ritoccare. Ora ragazzi, dobbiamo mettere questo pezzo in questa posizione, quindi decisa la misura di dove dovrà essere effettuato l'incastro, ci posiamo sempre di testa e facciamo la stessa operazione che abbiamo fatto prima. Marchiamo con la matita i due lati e andiamo a tracciare a perimetro come esattamente abbiamo fatto prima. Quindi, come in precedenza, ragazzi, ci tracciamo sempre da questa punta al segno con la nostra squadretta il 45. Da una parte e dall'altra. Quindi, come in precedenza, andremo ora a rimuovere questo pezzetto, ragazzi. Ora però marchiamo alto e alto, perché poi ci sarà una diversità da andare a fare. Allora, come in precedenza, sempre a mano, rimuoviamo questi due pezzetti lasciando sempre i segni, ok? Procediamo. Ragazzi, abbiamo messo due morsette per tenerlo fermo, perché il pezzo è troppo piccolo, altrimenti era un macello, eh? Allora ragazzi, abbiamo fatto praticamente lo stesso lavoro che abbiamo fatto in precedenza. Ora, come prima, andiamo a rimuovere i due pezzettini. Allora ragazzi, alto, alto. Qua abbiamo levato dalla parte dell'alto la metà, lo spessore, metà dello spessore del nostro listello. Questo lo giriamo e la metà del nostro spessore lo andiamo a rimuovere dalla parte sotto. Quindi
ritracciamo, prendiamo la metà del nostro spessore e andiamo a rimuovere questa sezione di materiale. Quindi ragazzi, come potete notare, ho marcato alto alto, gli incastri sono identici, se lo giriamo sono completamente identici, l'unica cosa che il mezzo che ho levato per il mio spessore l'ho tolto mezzo dalla parte, diciamo, dove c'era scritto alto, e l'altro invece l'ho levato dalla parte di sotto. Ma quindi ora in diretta prendiamo un tacchetto e andiamo a incastrarli, ragazzi, calcolando che è fatto completamente a mano, ok? Quindi può essere che non sia perfetto, io lo sto incastrando ora in diretta con voi, quindi un bel tacchetto grosso perché sono incastri delicati, andiamo a dare dei colpetti e lo incastriamo. Come possiamo notare, inizia a entrare, direi che siamo perfetti, andiamo quasi, cioè siamo perfetti, non quasi, andiamo fino in fondo. Allora ragazzi, abbiamo fatto il nostro incastro, diciamo che ora c'è i segni di matita che ingannano, ma se lo giriamo anche di sotto, che i segni di matita non ci sono, possiamo notare che l'incastro è quasi, diciamo, perfetto, calcolando che comunque è stato realizzato tutto completamente a mano. Come possiamo notare ragazzi, se lo carteggiamo, l'incastro è veramente venuto bene, ripeto, calcolando che è stato realizzato completamente a mano. Quindi ragazzi, non siamo andati in crociera perché siamo tutti misci, abbiamo imparato a fare, no, così non mi piace, è meglio metterla così che è il pareggio di ieri sera dell'Italia. Abbiamo imparato a fare l'incastro per le vostre crociere, quindi che dire, piano piano stiamo ripartendo ragazzi, non scappate, anzi continuate ad arrivare perché noi ci siamo sempre, abbiamo avuto un po' di problemi, ancora adesso scusate l'audio, devo ancora un po' risolverlo, però piano piano facciamo tutto. Per questo video è tutto, ci vediamo alla prossima, un buon proseguimento di settimana a tutti, un saluto, me ne vado,